nell'episodio precedente. E a questo punto, visto che non c'è nessuno che mi aiuta, proviamo da soli. Ultimo colpetto. Curati, per l'amor di Dio, curati. Siamo arrivati dinanzi a Forte Ferreo. Ok, qua non voglio entrare. Ok. Eh no, non lo... Perché cazzo mi fa le doppie capriole? Io non lo so. Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo episodio delle Cronache di un non morto, sempre insieme a Balanar. Ci troviamo qui a Maiula, mi sono teletrasportato dallo scorso falò, perché ho 23.000 anime, quasi 24.000, e vediamo che riusciamo a farci con queste quasi 24.000 anime. In primo luogo vediamo se posso potenziare ancora il randello, che fa il suo danno adesso, però comunque se lo posso potenziare. No, non lo posso potenziare. E quindi penso di spenderle per salire di livello. Eccoci qua. Ok, non posso potenziare le fiaschette Essus. Ok, allora avanziamo di livello. Ok, avanziamo di livello. Aumentiamo quest'oggi un po' la tempra e il vigore. Ok. E con queste quasi 8.000 anime vediamo se posso comprarmi qualcosa dall'armaiolo. Vediamo che cosa ci offre. Oppure potrei già comprare una scala per scendere qui sotto, anche se per adesso non ci voglio andare. Vediamo che cosa offre l'armaiolo prima. Allora, ha praticamente sempre la stessa roba, quindi io penso di comprarmi, ecco, le manette della punizione, perché aumentano la potenza della piromanzia. Magari un giorno potrò utilizzare anche qualche piromanzia. Oh, scendi giù! Quindi ci teletrasportiamo di nuovo verso Forte Ferreo e vediamo dove ci porta quel falò dell'ultima volta. Dovrebbe essere, se non sbaglio, questo. Accesso al campanile del sole. Ok, interessante. Ed eccoci qua. Allora, da questo falò non possiamo tornare agli altri, a meno che non usiamo il teletrasporto. Però possiamo salire questa scala, che forse ci porta per l'appunto al campanile del sole. E già qua vedo una nebbia e lo gnomo che avevo già incontrato. E ride. Vuoi abbandonare l'attuale patto e unirti al custode della campana? Di nuovo ti devo rispondere no. Mi dispiace. Ok, è lo stesso motivo dell'altra volta, perché non mi stai simpatico. Quindi no, quindi sorpassiamo questa nebbia. Sì, sì, ok, ok. E c'è un boss. Chi sei? Piano, 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 piano. È un gnomo armato di ascia. E questa era una maga che è stata schiacciata dalla potenza assurda del randello. Qui abbiamo altri phantom scuri, perché non sono personaggi nemici normali, sono tipo phantom evocati per proteggere questa campana.
che in teoria dovrebbe essere una di queste torri. Forse questa campana. Posso accedere alla campana in qualche modo? No. Però qua stranamente c'è questa balista. Sto trovando baliste in luoghi parecchio strani. Non mi uccidere. Ecco. Non capisco il motivo per cui stia qui questa balista. Mi confondo sempre tra balista e balestra. Punta. Sembra che punti all'entrata. Ok. Qui più che altro non c'è un solo campanile, ce ne sono più di uno. E questo qui è un guerriero. Parecchio resistente. Oh. Bello questo attacco. Cavolo. E ci siamo uccisi a vicenda. Perfetto. Ok, adesso penso di utilizzare un'effigie umana per tornare appunto umano. Così ho un pochino più di vita. Ok, rieccoci qua. Allora, prima di tutto usiamo la nostra effigie. Torniamo umani. Riposiamo di nuovo al falò per riprendere un po' di vita. E torniamo su. Cerchiamo adesso di non crepare con i nemici. Devo togliermi assolutamente questo muschio velenoso. Non posso, mentre sto sulla scala, sì. E vediamo, potrei aggiungere... Per adesso non aggiungo nulla. Lascio solamente le cure. Allora, tu vieni qua. Eri tu, poi la maga. Che non vedo, stranamente. Non c'è la maga stavolta, non so per quale motivo. Forse, boh, la incontri solamente la prima volta e ti droppa qualcosa, se hai fortuna, può darsi. Non lo so. Ops. Allora, quelli che ho incontrato di questa tipologia di nemico nella torre dove c'erano i gargoyle erano di elemento oscuro, quindi mi facevano danno oscuro. Questi hanno elemento fuoco. Ed è sparito anche il guerriero che stava qui. Allora, sì, in effetti l'avevo ucciso anche lui, morendoci. Però l'avevo ucciso comunque. Quindi la maga e lui, il guerriero, spariscono. Non so per quale motivo, è un po' strana come cosa. Anche perché spariscono dopo la prima volta che li uccidi. E tirando questa... Ok, ho suonato per qualche strano motivo le campane. Invaso dallo spirito grigio Black Crocodile. Ah, ok, un'invasione, perfetto, PvP. E penso che anche questa sia una zona PvP come quella appunto della campana dei gargoyle. Sembra la stessa identica zona. Cioè, no, più che altro non a livello di... A livello grafico, ma più che altro in stile PvP. E dov'è questo carissimo? Ci aspetta forse qua sopra? Ok, dove potrebbe essere? Lì c'è un balestriere con l'Avelin. Penso che sia lui. E infatti lui mi stava dietro. E io incontro stranamente sempre maghetti. Solamente se siete in due non è tanto corretta come cosa, eh. Più che altro non riesco neanche a prenderlo perché c'è il coso della... C'è il... Come si chiama qui? Il tetto che lo ripara e mi ha ucciso. Ok. Non vale però, eravate in due. Eravate in due, cazzo. Non vale. Ora, quell'altro non so se è un NPC oppure un personaggio del gioco. Cioè, un personaggio che mi ha invaso.
Però credo che sia un NPC. Mi ha fregato il tetto, mi ha fregato il tetto. Continuavo a dare randellate sopra la punta del tetto. Quindi potrebbe essere una mia teoria stupida, ma suonando la campana venite invasi? Può essere? Ok, dai, non perdiamoci d'animo, torniamo su. Devo andare avanti in questa zona, sto perdendo abbastanza tempo qui. Ho capito che è una zona di invasioni PvP, però sapete, per questioni di tempo non vorrei mostrarvi solamente il PvP. Anche perché qua la gente, tra virgolette, è avvantaggiata, perché ci sono sempre questi fantasmi che mi attaccano. Quindi non, più che altro lo scontro non era tanto alla pari. Allora, qua ci dovrebbe essere in teoria sempre il tizio con le due balestre. Eccolo lì. Cerchiamo di ucciderlo il prima possibile, nel caso venissimo invasi di nuovo. E se la smette di scendere e salire da queste sporgenze. No! Ok, capisco di essere abbastanza lento, però t'ho preso e t'ho fatto male, tanto male. Ok, carissimo. Oh, ci siamo schifati. No, te m'hai preso, però non vale. Non lo devo sottovalutare assolutamente. Perché, ok, è lento, ma fa attacchi veramente veloci. E poi il randello mi attacca in modo strano. Cosa fai, ti curi? Di nuovo stavamo per morire. Di nuovo stavamo per morire con lo stesso attacco. Solamente che io fortunatamente sono sopravvissuto tipo 3 HP. Ok. Ma chissà dove cacchio mi sta portando questa strada, che sembra così difficile superare sta parte. Arcieri che all'occorrenza diventano combattenti con ascia e tiratori di bombe, un po' tutto sono questi. Ok. Qui abbiamo una bellissima visuale su un mare di lava. Un po' in bassa risoluzione, però va bene. Questa dovrebbe essere la campana. Le campane. Però la strada mi porta qua dentro e mi conduce a... all'immolazione. Un incantesimo. Immolazione. Ah no, è una piromanzia. Una piromanzia che avvolge chi la utilizza in uno strato di fiamme che incenerisce i nemici circostanti. Naturalmente si tratta di un incantesimo pericoloso che brucia chi lo utilizza, ovviamente. Se una persona desidera davvero qualcosa, essere avvolto dalle fiamme non è poi così male. Concordo. E ok, a parte immolazione, sul serio ho fatto tutta questa strada solamente per immolazione. Un'effigie umana, pastiglia di serpente triclope. Cos'è? What the fuck? Questa. Pastiglia dall'odore di ruggine. Aumenta temporaneamente la resistenza alla pietrificazione. E me ne dai una sola. Ok, grazie. Questi messaggi sto capendo che alla fine dicono parecchie stronzate. Quindi continuiamo per questa strada. Forte Ferreo. Quindi non stavamo in Forte Ferreo prima. E sono ritornato qui. Quindi tutta questa strada mi pare che sia stata inutile. Ok, e allora io me ne torno giù, perché ho saltato alcune parti. Allora, per prima cosa,
Per prima cosa, qui a destra dovrei rifare un attimo questa strada. Le tartarughe. Cioè, per farvi capire, queste tartarughe sono meno resistenti dei tizi che stavano sopra lì alle campane. E non si direbbe, perché sembrano più resistenti le tartarughe. Allora, sto tornando qui. Questa porta mi pare che non si apra, no? Per andare... c'era da fare un piccolo salto laggiù, dove ho raccolto lo Svinander. Ok? L'ho evitato in questi episodi. Però adesso voglio provare a farlo. Cercando di non cadere, ovviamente. In teoria qua non ci dovrebbe essere il fuoco, infatti. E per tornare su, penso di dover scendere. Di risalire qui. E saltare là. Proprio così, Never. Esattamente così volevo saltare. Ok, ho capito, dai, mi teletrasporto al falò, il primo che ho trovato qui, e ci arrivo molto più velocemente. Ok, velocemente sono ritornato qui, ho già ripreso le anime. E il salto, sono due in realtà i salti, uno lì a sinistra, che farò dopo aver messo fuori il gioco, spero, i due arcieri che stanno qui a rompermi le palle. Uno a sinistra, qui. Perché hai fatto questa cosa? Io non lo so. Ok, proprio spalmato al suolo. E poi vedremo che cosa c'è oltre questa nebbia. Allora, il salto è questo. Per poco. E ho trovato tizzone smorto. Smorto, ok. Perché smorto? Si è passato così tanto tempo? E... non è qui? Era un oggetto chiave. Ah, ok, eccolo qua. Mi era parso di vedere che era comunque un oggetto chiave. Un tizzone che emana una debole luce. Questa fiamma sembra quasi esaurita, ma dimostra un'insolita resistenza. Che sia il suo normale stato? Ok. Non penso che sia comunque il suo normale stato, ma... per quanto ne so, ne è passato parecchio di tempo da quando... dal primo Dark Souls, quindi... la gente potrebbe essere, tra virgolette, un po' ignorante riguardo... i falò, i tizzoni e queste cose qui. Perché di tempo ne deve essere passato parecchio. E qui c'è il... non so che cosa. Io per adesso lascerò... non lo so, ragazzi, che dite? La uso, non la uso? Usiamola, vediamo a che cosa serve. Sono parecchio curioso. Ok, quindi mi ha... a che cosa è servito tutto ciò? Mi ha allagato questa zona. Oggetto richiesto più avanti e poi sollievo. Ma non capisco. Forse serve qualche cosa, oppure non lo so, devo spaccare il pavimento, devo fare qualcosa. Boh. Non ne ho la più pallida idea. Va bene. E invece il secondo salto è questo qui a sinistra, che mi preoccupa perché il soldato va sempre oltre quando salto. E quindi non so come saltarci. Proviamo così. Ok, perfetto, è andata. Niente di che. Ora me ne voglio tornare qui a sinistra dove c'è la nebbia. Quindi dovrei saltare qua. Salire qui e tornare al ponte, in teoria. Vediamo. Che poi, tra l'altro, piccola riflessione. Mi sembra tanto... cioè, avete presente la torre della fiamma di Hyde? Mi sembra tanto questa.
una specie di faro, no? Soltanto che mi pare che quella, proprio nella zona torre della fiamma di Hyde, sia un po' più alta. Però si somigliano. Va bene, dai, proviamo a vedere che cosa c'è oltre questa nebbia. E c'è il demone della forgia. Che cazzo è? Oh mio Dio. Cioè, non gli sto facendo neanche un attacco. Dammi il tempo. Fammi curare. Oh, sto subendo danno. Come diavolo ha fatto a prendermi? Ok, adesso subisco danno anche dal fuoco che emana. Quindi potrebbe essere un problema. La cosa che mi viene in mente adesso è equipaggiare qualcosa per porca. Qualcosa per attaccarlo da lontano. Oppure qualcosa che mi protegge dal fuoco, qualche armatura, scudo, qualsiasi cosa. E questo attacco quanto cazzo è lento, cavolo. E ora non lo so che cosa sta facendo, mi preoccupa. Ah, ok, nel dubbio adesso anche la sua arma è diventata di fuoco. E penso di essere quasi morto. Perfetto, allora no. Devo equipaggiarmi assolutamente meglio. Qualcosa che abbia resistenza al fuoco, perché il danno lo prendevo comunque. Ora do un'occhiata all'equipaggiamento. Ok, rieccoci qua davanti all'entrata del boss e diamo un'occhiata all'equipaggiamento. Partiamo dall'armatura. La resistenza al fuoco è questa, in teoria. Sì. E devo cercare comunque di aumentarla un po'. Per adesso, stranamente, quella della maschera della punizione è quella che ne ha di più. E il che mi fa pensare sempre e comunque a Izalith. Poi vediamo, per le armature, ovviamente questa ne ha di più, ma è anche troppo pesante. Potrei puntare verso un'armatura di Alon, oppure un costume da guardiano della cripta. Quindi vediamo, la differenza è parecchia. Questa 33, vediamo se rimango sempre in mid roll con questa armatura. Qua abbiamo 15 e potrei utilizzare queste, oppure vediamo queste 35, quindi utilizzo queste. E come gambali penso di utilizzare questi. Sono in mid roll col cazzo, quindi già che sono in mid roll mi metto qualcosa ancora più pesante. Ok, abbiamo migliorato l'armatura, anche se siamo un pochino più pesanti. Anzi no, sto in mid roll così, stranamente. Vabbè. E l'altra cosa era lo scudo. Lo scudo, questo qui, ha resistenza al fuoco 55, 60, 70 e 75, che non posso equipaggiare perché mi manca un punto in forza, ovviamente. Quindi fra questi due penso di mettere questo. Parata incantesimo? What? Fatto di materiali incantati tramite magia, il che permette di deviare gli incantesimi con le parate? Ma sul serio, non me ne ero mai accorto finora di sta cosa. Però per adesso non mi è utile lo scudo dell'ala dorata, quindi utilizzerò questo. Poi, come roba da lanciargli contro, potrei mettere qualche bomba oscura, perché quelle di fuoco penso che non gli facciano proprio nulla. Quindi andiamoci così. Sono in teoria in mid roll. Mi mangio anche una effigie umana. Devo trovare ancora il modo, ragazzi, se lo sapete, come farmare queste effigie umane. Che mamma mia quanto so bello con
questi gambali. Se sapete un modo, un luogo che posso, in cui posso accedere già da adesso, ditemelo, perché queste effigi mi servono parecchio. Quindi effigie, mangiamoci una gemma. E in teoria qua c'è parecchia gente anche da poter evocare. Abbiamo Lucatiel e qua abbiamo Samael, bla bla bla. Però per adesso voglio provarci da solo. Entriamo. A noi due. Non capisco perché continua a prendermi anche se schivo. Secondo me mi sfugge qualcosa tra le statistiche. Oppure sono io troppo lento a schivare. Una delle due. Ok, adesso si sta potenziando e come vedete inizia a perdere vita. E lui ne riceve molta di meno. Dannazione. Ora si sta potenziando anche la spada. E noi ho tolto praticamente un cavolo. Stiamo a un terzo di vita. Allora, voglio provare a prendere un attacco pieno di spada e vedere se lo riesco a parare. Ok, ok. Questo però era... Oddio, no. Prima ha fatto l'esplosione, dopo questo. Devo curarmi. No, cazzo è successo. Ok, ok. Siamo durati un po' di più rispetto a prima. È quasi la stessa situazione. È quasi la stessa situazione della Gorgone. Lì c'era il veleno, qua c'è il fuoco se gli sto vicino. E anche la sua lama comunque, se incantata, quando la incanta col fuoco fa danno anche se paro. Ovviamente mi servirebbe uno scudo con resistenza al fuoco 100. A quel punto parerei tutto. Però non ce l'ho, quindi mi accontento di questo. E riproviamoci, dai. E siamo di nuovo qua per l'ennesima volta e devo dire che mi sta mettendo in difficoltà, tanto che penso di evocare qualcuno stavolta. Se non mi ammazzano prima, da dove cazzo esce la gente? Eccoci. Allora, mi sta mettendo davvero in difficoltà perché non... il suo moveset più o meno l'ho capito, ma subisco danno comunque. Quindi penso di evocare qualcuno, sono apparse 12.000... scritte di evocazione. Vediamo. Questo qui. Mi servirebbe qualcuno che attaccasse a distanza. Sono più o meno identici. Ok, dai. Però questo ha lo scudo che ho io, quindi evochiamo questo se riusciamo, eh. Datemi un secondo, perché sul serio, a parte che il randello usa tanta stamina, quindi non ne ho mai abbastanza per schivare. E poi certe volte quando schivo, siccome ha la spada di fuoco e fa proprio lui danno da fuoco quando gli stai vicino, un po' di danno lo prendo sempre. Quindi devo perdere tempo a curarmi e lui continua ad attaccarmi, quindi perdo stamina, non ho mai tempo per curarmi e così via dicendo. Quindi aspettiamo che il personaggio qui sia evocato. Eccolo. Un bel inchino. Siamo pronti. Allora, mi curo per l'ultima volta. Nel dubbio mi tiro la resina marcia. Anche questo, ragazzi, mi dovete scrivere dove si recuperano tutti questi oggetti che danno buff alle armi, tipo la resina marcia, quella che aggiunge elettricità e altre cose. Ovviamente lo so che il mostro un po' si potenzia, però penso che in due spero di riuscire a gestirlo un po' meglio. La cosa particolare La cosa particolare è che chi evochiamo può curarsi da solo. Quindi non devo mangiarmi per forza Estus o altre cose.
Che cazzo, ma st'attacco mi prende sempre? Incredibile. Sta usando la frusta lui. Non chiedetemi il motivo. Ecco, questo attacco non esplode. Ah, esplode? Ma da quando, cazzo? L'unico che usa la frusta l'ho beccato io. Non gli abbiamo tolto nulla. Ma sul serio sta andando di frusta sto tipo? Ma io non ci voglio credere. Cioè, gli stai levando 31, amico. Ok, non metto in dubbio che la frusta sia un'arma potente se si sa utilizzare, però cazzo, che stai a togliere 31 cambia, no? Ecco, questo me lo prendo tutto in faccia. Vedete, è un po' più comodo perché ogni tanto l'aggro se lo prende lui, ogni tanto un po' io. Quindi ogni tanto l'attacco. Ora ho sbagliato tantissimo. Ogni tanto esplode, ogni tanto no, non riesco a capire. Se ti prendi l'aggro, ci penso io. No, mi lo prendo per forza. No, oh, ce l'ha con me, eh. No. Ma la finisce di dargli le frustatine, cazzo, lo rende ancora più cattivo. Ok, ok, il momento. Uno. Gli ultimi colpi, anzi l'ultimo colpo e grazie. Ce l'abbiamo fatta. Il Tony Maloney, sei stato alquanto inutile, però hai preso aggro al posto mio, quindi ti ringrazio. Si è lodato il sole, sempre. In teoria ce la dovrei avere anche io, quella mossa. Ok, detto ciò, che ci ha donato la sua anima, il mostro, no? Si chiamava Demone della Forgia, eccolo qua. L'anima del Demone della Forgia che infesta il castello affondato in una pozza di ferro. Una pozza di ferro? Il vecchio re di ferro morì per colpa di una massa di ferro che aveva ottenuto un'anima. Una massa di ferro che aveva ottenuto un'anima. Questo gigante di metallo era presente fin dall'inizio o fu la conseguenza della presunzione del re? Quindi anche qua c'è una storia molto interessante. Va bene, dai, vediamo dove ci porta questa strada. Penso di continuare ancora per un po' in questo episodio perché vi avrò tagliato alcune parti, non vi avrò mostrato tutte tipo 6-7 le volte che ci ho provato. Qui dentro c'è lo scudo porcino e la fiamma della farfalla. Lo scudo porcino, what's this? Eccolo qua, ah, proprio uno scudo a forma di porcino. L'inquietante testa di maiale sembra quasi autentica, ma è un'imitazione. Nonostante abbia capacità difensive piuttosto ordinarie, può spaventare i nemici ignari, ok. Oddio, chi c'ho dietro? Chi era? Oddio, era il paletto della scala. E qua c'è il falò. Ok. E qua? Ah, ma siamo... Ah, ok, siamo tornati qua. Quindi, cos'era? Un boss opzionale questo? Potevo anche saltarlo, in teoria. Vabbè, io spero sinceramente che serva a qualcosa ucciderlo. Aspettate che prendo di nuovo le... Prendo di nuovo le fiaschette, ok. Allora, eravamo rimasti qua, no?
questo che mi voleva togliere il passaggio. È rimasto vivo, non ci voglio credere. E ora è arrivato anche l'altro. Ma i cavoli vostri, voi non ve li fate mai? Ok, ok. Ci siamo, ci siamo. La lava sgorga proprio da dentro il castello. Siamo andati a sinistra l'ultima volta. Ora andiamo da questa parte. Se tiro questa leva... sono scese le tartarughe e sono morte. Ok, ok. Possibile che serva solo a questo? Ma che cazzo, basta. Allora, io uccido un attimo gli arcieri, ragazzi, per poi dare un'occhiata. Qua sotto abbiamo tanta roba, però non so se riesco a saltare lì sotto. Però ci voglio provare, dai. Uccido a te. E qua, allora, qui in basso non ci posso andare finché non trovo qualcosa per resistere abbastanza al fuoco. E qua ho premuto... ah, ho premuto il pulsante che attiva sto coso. Non so a che serve. Magari in PvP per fregare la gente, no? Stavo cadendo di sotto. E qua c'era la lucerta, l'avevo vista da lontano. Un po' di roba. Si torna qua. Ok, questi arcieri sono davvero davvero scoccianti in questo momento. Abbiamo delle teste di toro. Io quindi là non ci andrò mai. E devo aspettare il momento in cui passare da questa... oltre questa, ok. Un'altra nebbia, impossibile cazzo che c'è un altro boss. Ma è possibile che qua intorno... cioè, perché io ho tirato la leva e ho fatto cadere le tartarughe di sotto. Però serviva solo a questo. Possibile. Va bene, dai. Proseguiamo da questa parte. Ah, c'è qualcuno là sopra. Non scendi? Ah, quanto lo sapevo che scendevi. Una grande torre da cui ricavano la lava. In questi calderoni forse c'è lava. In teoria non è neanche lava, è tipo ferro fuso, da quello che ho letto prima. E questa che cos'è? Una ghigliottina? Più che altro mi sembrano cose che, ok, in single player non te ne frega tanto perché passi, ok, ma tipo multiplayer, qualcuno che passa qua sotto tiri la leva e lo schiacci. Oh cavolo, e qua ci sono tanti tori che sparano fuoco. Io vado qua. Ho anche sprecato tantissime gemme per il boss. Prendiamo questo. Arco di fulmine, ho preso qualcosa col fulmine. Stavo morendo tantissimo. Ci sono anche queste pareti con le spine, con le punte di ferro. Ok, gambali corazzati. Dopo li guarderò per bene. E questa sembra tanto una statua. Ma a parte dove diavolo stiamo? Sul serio, questa sembra una statua di qualcuno che non riesco a capire da qua. Vediamo se mi sposto qui in basso. No. Quella sembra una mano. Boss più avanti. E alleluia. Se lo devo affrontare qui il boss sarà la mia felicità. Ah sì, è what the fuck. È un toro la statua. Ok.
Quindi, perché c'è una statua di un toro qui, gigante? Che bello, ragazzi, guardate laggiù. È davvero un luogo spettacolare, però terrificante allo stesso tempo. E qui possiamo evocare nessuno. Adesso voglio provare da solo, la prima volta ci provo sempre da solo. Diamo un'occhiata. Ho 42.000 anime, potrei perderle. È il boss. Oh mio Dio, e io dovrei affrontare questa cosa? Ma state scherzando? Ma questo neanche se ne accorge che sto lì sotto, neanche mi guarda. Tipo starnutisce e muoio. Oh, vecchio re di ferro, era lui, è diventato questo il vecchio re di ferro. Ma che... come cazzo ha fatto a diventare così? Ok, sembrava più grande dal video, eh. Lo facevo un po' più grande, è grande, ma... non quanto mi aspettavo. Ok. Credo che anche questo sia di fuoco. Chissà se sputa anche fuoco questo mostro. No. No. Madonna. Ok, siamo a metà. Vediamo se esatto. Ha cambiato mosse. Curati, ti prego. Non ci arrivare qui. Ok. La smetti, però. Che palle. Questo attacco non so dove colpirlo perché non si avvicina. Ho dimenticato di sotto. E questo cos'è? E questo... braccio di fuoco mi ha fatto. È spettacolo. Il doppio braccio di fuoco. No. Porca troia. Assurdo, è stupendo. Però penso che il tempo a mia disposizione stia finendo qui, quindi lo affronterò per ben nel prossimo episodio. Per adesso mi è bastato l'altro boss. E più che altro mi servirebbe qualcosa per resistere un po' di più a sto dannato fuoco. Tipo, che ne so, una pozione, qualcosa da incantare sull'equipaggiamento, non ne ho idea. Quindi ragazzuoli, spero che questo episodio vi sia piaciuto, è stato un po' particolare. Da Nevermind è tutto, e anche da Balanar, al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.